Giovedì 6 ottobre all'Hotel Meridiana ad Acqui Terme, la sezione Lega Nord ha organizzato la presentazione del libro di Magdi Cristiano Allam, Io e Oriana. Le sue parole. È la storia di un'amicizia straordinaria che mi ha unito a Oriana Fallaci, di cui il 15 settembre ricorre il 10º anniversario della sua morte. È la testimonianza della mia eredità spirituale per sua volontà. E io mi sento convintamente dentro nonostante la tensione dialettica che c'è stata nel nostro rapporto e dopo aver preso atto che sull'Islam aveva ragione lei. Noi tutti oggi, volenti o nolenti, siamo debitori a Oriana. Lei è stata indubbiamente la voce che, più di altre, ha saputo scuotere le nostre coscienze. Ha saputo costringerci a guardare in faccia la realtà della guerra scatenata dal terrorismo islamico nel nome dell'Islam. Noi tutti abbiamo il dovere di dire grazie, Oriana. Sono intervenuti numerosi, oltre a Daniele Poggio, Fabio Cerini e Marco Cerini, le forze dell'ordine, Marco Protopapa, Riccardo Molinari, segretario nazionale Piemonte, Walter Cornara, Danilo Rappetti e il sindaco Enrico Bertero. Trattasi di un importante lavoro letterario che vuole far conoscere l'intenso rapporto personale avuto con la famosa scrittrice italiana Oriana Fallaci, a 10 anni dalla sua scomparsa, apprezzata in tutto il mondo. L'interesse ci sia per l'argomento che tratteremo, ma soprattutto quanto affetto e quanta vicinanza ci sia per il nostro amico Magdi Allam. Cito Walter Cornara per tutti, ringrazio Walter come segretario della sezione di Acqui e gli faccio i complimenti per l'organizzazione di questo evento. Tanti musulmani con cui possiamo e dobbiamo dialogare e convivere. So bene che ogni persona deve essere rispettata e che deve essere valutata sulla base dei propri atti. Il fondamento del nostro Stato di diritto è la responsabilità individuale. Ognuno risponde dei propri atti e questo vale anche per i musulmani. Il problema insorge nei confronti dell'Islam come religione, dove noi abbiamo paura di guardare in faccia a questa realtà specifica, mentre non escludiamo in alcun modo la facoltà, il diritto e il dovere di entrare nel merito dei contenuti di qualsivoglia ideologia o religione, tranne che con l'Islam. Questa paura si deve innanzitutto alla nostra fragilità interiore, perché abbiamo perso la certezza di chi siamo sul piano delle radici, della fede, dell'identità, dei valori, delle regole, delle leggi stesse. A tal punto che siamo arrivati da non concepire più l'Italia come la nostra casa, ma da concepirla come una terra di nessuno, dove chiunque può arrivare, piantare la propria tenda, dettare le proprie condizioni e riteniamo che le condizioni che vengono imposte debbano essere sommate quantitativamente e si traducono nella nuova civiltà a cui tutti dovremmo essere assoggettati. Nel momento in cui noi concepiamo l'Italia come una terra di nessuno, loro concepiscono l'Italia e si comportano come se l'Italia fosse una terra di conquista, perché se c'è un vuoto, questo vuoto viene colmato da chi è più arrogante e da chi è più detti migranti, perché il sindaco, l'amministrazione non li ha mai voluti. Li ha accettati su eccellenza il vescovo, 11 migranti che sono in 3 appartamenti qua della città. Però ci sono, vedete, a questi, vedete, ci sono tante persone di colore diverso che chiedono, fanno questo tutti i giorni, soprattutto i mercati. Allora abbiamo cominciato da fine estate, quando abbiamo visto che sono in maniera
maniera sempre maggiore a fermarli. Li portiamo al comando dei vigili, li identifichiamo. Ecco un dato che abbiamo scritto a Sua Eccellenza il prefetto e al questore, che su 55 che abbiamo identificato nel mese di settembre ce ne sono 46 che hanno come documento la fotocopia, perché la carta d'identità ce l'hanno invece questi centri che li dovrebbero accogliere, hanno la fotocopia del loro, di questo loro documento, su tutta gente che non è più ospitata in quel posto, viene qui ad Acqui, come può andare in qualsiasi altra città, e la manteniamo noi con il nostro euro. I 35 euro che paga lo Stato, un totale di 4 miliardi di euro, una cosa che si possono dare alle imprese, forse avremmo forse salvaguardato probabilmente la disoccupazione. Ecco, i soldi per loro, diceva Molinari, ci sono, li trovano, però è una cosa che... È con immenso piacere ospitare ad Acqui Terme il noto giornalista e scrittore Mark Di Cristiano Allam per la presentazione del suo libro Io e Oriana. Come e quando nasce questo libro? È nato nel 10° anniversario della morte di Oriana e vuole essere un omaggio ad Oriana, descrivendo quella che è stata una amicizia particolare da lei voluta sulla base della stima che coltivava nei miei confronti. Ho raccontato dei particolari di un rapporto che è stato innanzitutto di grande affettuosità e ha evidenziato anche delle posizioni dialettiche tra noi, perché pur condannando entrambi il terrorismo islamico, il radicalismo islamico che si annida all'interno delle moschee, l'invasione da parte di clandestini musulmani, io continuavo a immaginare che potesse esserci un Islam moderato. Su questo ci siamo distinti, salvo poi dare ragione ad Oriana dopo il mio battesimo nel 2008, in cui ho anch'io preso atto che la radice del male non è solo e tanto il terrorismo islamico, ma l'Islam come religione. Questa sera alla presentazione del libro, quindi, abbiamo parlato non solo del suo rapporto con la profetica Oriana Fallaci, ma anche dell'Islam, quindi non moderato, e di questa migrazione demografica, l'ha definita così. È un dato di fatto che noi dobbiamo da un lato prendere atto che ci sono musulmani moderati con cui noi possiamo convivere e dialogare, dall'altro lato però l'Islam, per ciò che Allah prescrive nel Corano, per ciò che ha detto e ha fatto Maometto, non è moderato. Quello che Oriana stesso a suo tempo disse e che oggi emerge come una verità ineluttabile, inoppugnabile, che il rischio maggiore deriva da questa autoinvasione più che invasione da parte di milioni di persone che si stanno riversando in Europa, provenienti dall'Africa, dal Medio Oriente e dall'Asia, per colmare il vuoto demografico che c'è in Europa, che è in assoluto l'area del mondo che ha il più basso tasso di natalità. È una strategia finalizzata alla sostituzione della nostra società e alla fine della nostra civiltà, che dobbiamo contrastare. Bene, a questo punto la ringrazio per la sua disponibilità e speriamo di rivederla presto nella cittadina termale. Volentieri, auguri. Grazie.